Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Ma in questa puntata di Senza bavaglio voglio trattare un tema che mi lascia e credo ci lasci agghiacciati. Penso appunto agli ammalati di SLA pugliesi a cui è stato tolto appunto l'assegno di cura. Un fatto davvero gravissimo. Parliamo di una patologia paralizzante, di gente che sta gettata in un letto, che non si può muovere, che non può mangiare, che vive magari con un sondino. Parliamo degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, nota, come tutti sapete, con l'espressione SLA. E la Regione Puglia a un certo punto, per mancanza di fondi, ha deciso di togliere, di assegnare meglio questo assegno di cura in base al reddito. Si è detto: i fondi sono quelli che sono, non sono tanti, e allora noi facciamo in questo modo: daremo l'assegno di cura a chi ha un reddito più basso rispetto agli altri. Quindi i fondi sono pochi. Chi ha mezzi, ha migliori, seppur relativamente, possibilità economiche, andasse avanti per la propria strada. Noi come regione non siamo in grado di garantire a tutti i malati di SLA questo assegno di cura. Ma mi sembra davvero un fatto raccapricciante, perché non stiamo parlando, e quindi si assegna, si concede o meno l'assegno di cura in base appunto a una situazione patrimoniale, si assegna appunto in base alla compilazione di un modello ISEE che appunto fotografa la situazione reddituale. Ma intanto devo dire che io conosco Emiliano, si può contestarlo meno, apprezzarlo, criticarlo, però mi è sembrato una persona umana, una persona dotata di una certa sensibilità, e sinceramente capisco la situazione finanziaria, però andare a togliere l'assegno di cura a persone disperate mi sembra davvero uno schiaffo in faccia a Cristo, mi sembra davvero uno schiaffo in faccia alla sofferenza. Vedete, non posso assolutamente e minimamente accettare l'idea che vi possano essere ammalati di serie A e ammalati di serie B. E se un discorso del genere, con 10.000 pinze, tra virgolette, può essere accettato per malattie meno gravi, ma in questo caso, davanti a una situazione del genere, senza se e senza ma, io dico che questo è un provvedimento scellerato.
e invito il presidente Emiliano a ritornare sulle sue posizioni. Per la verità, Emiliano, anche contattato da Facebook, attraverso Facebook, ha dichiarato che la situazione sarebbe stata analizzata, sarebbe stata studiata con precisione, però sta di fatto che l'assegno a queste famiglie sofferenti, a questi pazienti sofferenti, quindi alle loro famiglie, non è ancora arrivato. E vedete, mi fa specie davvero pensare al dramma, allo sfogo che ha rilasciato una persona. Prendo spunto da un'intervista realizzata dai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno. La signora, è significativo lo sfogo di Rosanna, moglie di Piero Pizzi, un manduriano che a causa della sclerosi laterale amiotrofica è completamente paralizzato e muto e riesce a muovere solo gli occhi. È davvero sconfortante quello che leggiamo e quello che dice la signora. Come si può immaginare di erogare o meno un assegno di cura tenendo conto dei parametri SEE? Come si può penalizzare una famiglia se ha uno o due figli che peraltro neanche lavorano? Io oggi posso contare solo sulla pensione di invalidità di mio marito, circa 800 euro. Devo pagare un affitto di 500 euro e con le restanti 300 euro dovrei acquistare le medicine per mio marito, pagare bollette, tasse e quel che serve e con quel che rimarrebbe acquistare il cibo per sopravvivere. Dice la signora, se voi mi togliete questo assegno di cura, io 800 euro, che è appunto la pensione appunto di invalidità di mio marito, come posso andare avanti? Vengo penalizzata perché magari tra altri poveri disgraziati sono, per così dire, meno disgraziata di altri, meno sfortunata di altri. Ma qui non dobbiamo fare la guerra tra poveri, la sfida tra disgraziati. Dobbiamo invece riconoscere la assoluta realtà invalidante della patologia e quindi senza alcun tentennamento tornare a erogare di nuovo l'assegno di cura. Giustamente dice la signora, ma se io decidessi di non poter mantenere più mio marito in casa, perché in effetti nella realtà diventa una situazione assolutamente ingestibile, perché come posso io mantenere una persona che ha bisogno di assistenza H24. Se io la ricoverassi in una struttura pubblica, chiaramente i costi sociali, i costi che la regione sosterrebbe, l'ente pubblico sosterrebbe, sarebbero di gran lunga superiori appunto a quelli che sosterrebbe viceversa dandomi l'assegno di cura. Vedete, è una situazione raccapricciante. Parliamo di uno Stato che parla di principio di uguaglianza, parla di diritto alla salute e poi assistiamo a certe mostruosità. Ma io mi rivolgo al governatore della Puglia, a Emiliano, ritengo che sia una persona sensibile e mi auguro che ritorni su questa decisione. Negare l'assegno a un ammalato di SLA, a prescindere dal reddito, e stiamo parlando comunque di redditi bassi, di una miseria di 800 euro, credetemi, è un crimine. Perché il crimine per me non è solo quello giuridico, ma è anche quello morale. Io da governatore, da amministratore pubblico, da rappresentante istituzionale, non riuscirei a mettere la testa sul cuscino pensando che un povero disgraziato, che ho negato a un povero disgraziato e alla sua famiglia, un povero disgraziato paralizzato in un letto, gli ho negato un misero assegno che non sarebbe chissà che cosa, ma consentirebbe di morire in pace, anziché morire dannato, disperato. Una dannazione che coinvolge l'ammalato e che coinvolge la famiglia. Presidente Emiliano, governatore Emiliano, io credo, le ho detto, che lei sia una persona sensibile,
lo dimostri. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.